Torino c'è una realtà manifatturiera importante, cosa vi aspettate? Sì, siamo molto felici che ci sia questo G7 a Torino e che si discuta dei temi che ci riguardano molto. Torino è capitale dell'industria, della manifattura, quindi ci sono temi in discussione molto importanti perché la manifattura, l'industria cambierà rapidamente con la trasformazione digitale. Quindi tutto quel tema della nuova organizzazione del lavoro, degli standard produttivi che dovranno essere coordinati e organizzati a livello internazionale e poi il tema della sicurezza, per esempio, il tema della formazione delle nuove risorse che dovranno lavorare nelle nuove industrie. Quindi è un tema sicuramente importante e Torino e l'Italia come secondo paese manifatturiero d'Europa sicuramente deve essere coinvolto. Se dovessi spiegarla a chi non conosce questi temi, che cos'è l'industria 4.0 concretamente? Ci sono delle nuove tecnologie che stanno arrivando che permettono di realizzare dei prodotti in modo diverso rispetto a come venivano fatti prima, in modo molto più personalizzato, per esempio con l'additive manufacturing e anche le macchine interconnesse tra di loro attraverso una rete che prevederà moltissimi più oggetti collegati a internet e alla rete e quindi i processi produttivi sono totalmente automatizzati e collegati fra di loro, quindi con dei tempi di produzione molto più bassi e una qualità personalizzata dei prodotti. Quindi anche il lavoro in qualche modo si dovrà trasformare? Sicuramente ci sarà un grosso problema di formazione. Dovremmo fronteggiare i processi che saranno automatizzati cercando di ritrovare l'occupazione attraverso delle nuove figure lavorative nelle aziende. Per quanto riguarda invece la situazione generale, insomma, ci sono segnali che fanno ben sperare per il futuro. Insomma, anche l'industria piemontese sta uscendo dalla crisi che comunque tenete il polso di questa. Beh, noi fortunatamente lo vediamo già da inizio anno, ci sono indicatori positivi, adesso i numeri stanno arrivando anche sugli indicatori principali. Non dobbiamo fermarci perché l'Italia cresce a una velocità positiva questa volta, ma inferiore agli altri paesi e dobbiamo quindi non accontentarci, accelerare e essere pronti appunto per queste nuove sfide che ci sono per la nostra industria. Un'ultimissima domanda proprio sull'industria 4.0, a che punto è il mondo dell'industria piemontese su questo fronte? Noi ci siamo attivati fin da subito creando il nostro Digital Innovation Hub, Confindustria sta creando una rete di hub proprio per supportare le aziende. Sarà una trasformazione digitale che non arriverà direttamente, specialmente nelle piccole aziende che dovranno utilizzare centri di servizio, per esempio, dove queste tecnologie saranno dimostrate. Noi stiamo lavorando anche qui sul territorio per creare un grande manufacturing technology center proprio perché sia più facile la transizione digitale per le nostre aziende per acquisire queste nuove tecnologie.